quanto restate? I bambini restano 3 giorni. Perché tu dove vai? Perché è così difficile pensare che la famiglia non sia solo una questione di sangue? Ma perché stiamo incastrati dietro tante di quelle robe che vengono da un piccolo mondo antico, che non è più il mondo che viviamo adesso, ma non per fare i progressisti, perché semplicemente si esiste, no? Quindi l'amore in tutte le sue forme, le famiglie in tutte le loro forme, chi decidi tu di chiamare famiglia, chi decidi tu di chiamare persona che ami o chi decidi tu di considerare tuo figlio, no? Il punto è che noi partiamo da dei modelli che ci immaginiamo immutabili nel corso del tempo, invece poi i modelli di famiglia non è che sono quelli, sono di partenza. Anche questo modello che proponiamo qua potrebbe cambiare nel tempo, no? E se noi pensiamo a questo fatto la della fortuna, intendendo la fortuna come caso, per esempio Kieslowski diceva le cose necessarie succedono per caso, a questa coppia succede per caso qualcosa che diventa poi necessaria per la loro vita, e non è detto che sia necessariamente una proposizione, dire la famiglia deve essere anche questo, è semplicemente quello che è successo a loro. Però se proprio c'è qualcosa che io prendo da questo film è non lo so cosa può succedere nella vita di una persona, so che ci sono delle case felici abitate da persone felici e delle case che non lo sono e prescindono dall'orientamento sessuale delle persone. Io mi ricordo come guardavo il mondo prima di fare questo mestiere e mi rendo conto che la fortuna di fare per me questo mestiere è anche che ti porta a dover empatizzare con i personaggi che tu porti sullo schermo, nel senso li devi capire. Per capirli non basta, devi veramente empatizzare in maniera profonda e emotiva. Quando cominci ad abituarti all'idea di empatizzare, quindi di metterti nella pelle di un'altra persona, ti rendi conto che il mondo è molto più vario e complesso e che noi abbiamo un sacco di preconcetti, pregiudizi, legati anche ai nostri pochi riferimenti. Cioè, se noi vediamo quanto poco spesso usciamo dalle nostre abitudini, e quello secondo me anche, cioè c'è un mondo teorico, che è il mondo di una proiezione astratta che si fa restando sempre in quei confini, e poi c'è il mondo pratico. Io lo so che tante persone che magari hanno una serie di preconcetti, nel momento in cui entrano in contatto con il mondo pratico, che è diverso, quello concreto, sono messi di fronte alla necessità di cambiare o di modificare o di fare i conti col proprio punto di vista, quello statico lì. Ecco, secondo me è questa la differenza, nel senso che nel mondo reale, nel mondo concreto, le situazioni sono molto più varie e vaste di quelle che noi ci immaginiamo nel nostro piccolo mondo, e questo ci condiziona troppo. Quindi, secondo me, questo film, proprio perché è un film universale, che giustamente diceva Barbara Alberti, è un film politico non perché parla di omosessualità, parla di di persone che cercano la loro felicità al di là della loro sessualità, di chi sono, da che strato sociale vengono, di quanti anni hanno. E questa è una cosa veramente rivoluzionaria, è un doppio passo in avanti. Non c'è niente di male. Oh. 7 alla 12, diviso 7 alla 4, 7 all'8. Io ho fatto il classico. Tarquinio Prisco, come mammolo, non me lo ricordo mai Tarquinio Prisco. Sai, questa vita mi confonde. Sandro, mattina! Le sue onde smatte forte su di me. Vi siete persi i bambini? Teleppe! Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni. Sia la famiglia è famiglia, scelta o non scelta, non escludo dicendo che quello del sangue è più importante da quello acquisita, oppure il contrario, no. Ci sono delle persone che vanno d'accordo, condividono delle cose, ci sono delle persone no, non ha importanza questo. Così. Ufalara ufalara kaç kuşak eridik bu yollarda. Kimimiz yerli eksan, kimimiz zor ayakta. No, la canzone è di Sezen Aksu, di una mia amica che c'è stata tantissime volte nei miei film, la più grande cantante turca
vivente, che lei è una mia amica che la sento spesso, l'ha fatto per me, questa canzone è sua, è stata cantata da un'altra cantante, l'ha cantato lei, è molto drammatica le cose che dice, ci hanno detto sull'amore delle bugie, perché la vita e l'amore non erano così, noi siamo delle persone senza le ali, con le ali rotte, e cerchiamo di trovare la nostra strada. Insomma, sembra una canzone molto allegra, molto drammatica, molto forte, sarà per i turchi molto interessante, perché io non ho voluto scrivere sottotitoli. Abbiamo già i nostri guai, mettiamoci ancora di più nei guai.